Trovati 12:31 minuti in questo istante, di nuovo qui in diretta su una nuova puntata di Good Morning Milano. Partiamo subito con il livello dell'aria. Oggi è tornata l'aria a farsi irrespirabile qui a Milano. Vediamo subito il livello, eccolo qua. 100, 161 è il livello che la nostra Arianna di Via Tortona in questo momento ci sta dando. Ricordiamo, Arianna è il vaso che respira, progettato da Wise Air, che gentilmente ci fornisce questo dato tutti i giorni, un'area che vogliamo appunto essere, vedete, in zona rossa, definita pessima perché oltre i 50 picogrammi per metro cubo, a differenza che il PM2,5 non dovrebbe superare il livello di 25, e oggi invece siamo a 163, insomma, ben oltre i limiti consentiti, diciamo, i limiti per cui stare tranquilli. Quindi uscite se ne avete bisogno, se sono stati chiusi in casa, che forse è meglio. Torniamo però subito al nostro argomento di oggi. Oggi torniamo a conoscere, a riconoscere, a riscoprire un luogo magico di Milano, ma soprattutto un'organizzazione importantissima che si chiama Gariuo, che ha a che fare con i giusti. Chi sono i giusti? Beh, lo scopriamo e lo riproponiamo oggi qui con noi, insieme a Joshua Evangelista. Buongiorno Joshua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ufficio stampa di Gariuo, appunto, nonché Gariuo è quell'associazione che gestisce il famoso Giardino dei Giusti, del Monte Stella, insomma, che è un luogo magico di Milano. Sempre più bello per adesso, con la nuova ristrutturazione, davvero un luogo Venite a vederlo in cui intanto. bisogna, bravissimo, in cui bisogna andare, sedersi, guardarselo, goderselo, e posso dire anche che non è un luogo di tristezza. Uno penserebbe, ecco, andiamo lì, sono tre storie abbastanza pesanti. No, è un luogo davvero di bellissimo, di riflessione, immerso nella natura in una maniera perfetta, bellissima, in cui però, insomma, ogni tanto riflettere, fermarci a pensare su chi magari ha avuto il coraggio di fare qualcosa di diverso, oppure di fare veramente la cosa giusta, come diceva Esatto. anche il famoso film di Spike Lee, è interessante. E averlo a Milano, a pochi passi da casa, è fantastico. Allora, Joshua, ricordiamo bene che cos'è Gariuo e chi sono i giusti. Assolutamente. Allora, Garivo è questa associazione che da praticamente da 20 anni si occupa di prima di tutto cercare le storie di questi giusti e poi di onorarli. Onorarli come? Attraverso il Giardino dei Giusti. Il primo è stato quello più simbolico per noi, è stato quello di Milano, direttamente ispirato da quello di Gerusalemme. E poi a catena sono nati oltre 100, 130 giardini dei giusti in tutto il mondo. Tutti nati da loro, io ci tengo a sottolineare Tutti questo, perché quando ispirati diciamo 130, ma nascono sono tutti da quello di tanti, Milano, da quello di cioè Milano, come al insomma. solito Milano getta Infatti, il seme e fa nascere. sì, Cioè. infatti no, cioè il nostro presidente ama sempre dire, va bene, Milano, capitale della moda, capitale di tante cose, sempre di più cose ultimamente, ma perché non può essere anche la capitale mondiale a livello simbolico, perlomeno dell'idea di giusto. Chi è il giusto? Il giusto non è un supereroe, non è un santo, anzi molti dei giusti che onoriamo, ne hanno combinate tante in realtà. Il giusto è quella persona normalissima che nel momento della necessità, nel momento particolare, nel momento in cui si trova a dover scegliere un sì o un no, ha il coraggio di farlo, anche quando questo può costare la vita, la propria vita. E quindi dall'idea del giusto come la persona che salva gli ebrei siamo andati ben oltre, perché anche oggi possiamo essere tutti giusti e fare Insomma, la scelta più scomoda, cioè, diciamo che la canzone preferita del giusto è C'è chi dice no, forse, no? Potrebbe. Potrebbe essere, Devo indagare tra i miei colleghi e vedere chi è. perché è veramente quello, cioè nel momento in cui magari la risposta più facile sarebbe un'altra, o Esatto. come ricorda spesso ad esempio Liliana Segre, potrebbe essere l'indifferenza, che forse è il peggio, il più grande male del Assolutamente. mondo, invece il giusto dice no, non sono indifferente, no, non dico sì, dico no e mi batto o faccio qualcosa, magari a volte anche piccola, senza essere veramente un supereroe, che però cambia la storia Cambia la proprio. storia, sì, a volte è veramente questione di un secondo, quindi proprio la scelta in quel momento preciso che veramente può cambiare la storia. Altre volte invece sono persone che veramente dedicano tutta la loro vita a un ideale, costi quel che costi. Giustamente detto, l'idea di giusto nasce da coloro che hanno aiutato e salvato gli ebrei durante l'Olocausto, ma in realtà poi si è evoluta l'idea di giusto e ahimè, mi viene da dire, ancora oggi ci sono dei giusti perché nel mondo, ahimè, ci sono tantissime ingiustizie. Quindi, prima forse dicevo, noi sogneremmo un mondo dove non ci siano Ah, più nuovi certo, giusti, perché vorrebbe dire esatto. che il mondo è tutto a posto, non ce ne sarebbe bisogno. Invece, per fortuna, però, c'è chi, insomma, continua a fare la cosa giusta, anche
ogni anno vengono insigniti di questo titolo dei nuovi giusti. E anche quest'anno sarà così, perché esiste anche una giornata dei giusti. Esiste giusto? Una giornata dei giusti, che è un pochino un fiore all'occhiello del nostro sforzo, perché dal 2012 il Parlamento europeo ha riconosciuto questa giornata e questo è stato portato anche dal Parlamento italiano, quindi adesso esiste proprio una giornata dei giusti sia a livello europeo che a livello italiano, e in particolare a Milano l'associazione Giardino dei Giusti, di cui fa parte oltre a Garibo anche il Comune di Milano e l'Unione delle Comunità Ebraiche, ogni anno per questa cerimonia sceglie delle nuove figure. Delle figure che appunto vanno a intersecare tantissime storie e si vanno a confluire nella storia con la S maiuscola, perché ad esempio quest'anno sono state scelte delle figure di persone che hanno salvato degli ebrei, ma anche delle figure assolutamente Infatti, contemporanee. Anche qui si è evoluto tantissimo. Allora io ti va, se li vediamo allora Azim, che sei in regia, sei tu che comandi adesso tutta la nave, mandaci fuori la prima grafica dei primi giusti e poi Joshua allora ci racconterà perché sono giusti e che storia. Eccola qua, allora, la prima sono le donne di Rosenstrasse. Le donne di Rosenstrasse, che sono delle figure per me mitologiche, perché sono queste donne che di fatti hanno salvato dalla persecuzione 2000 ebrei. Rosenstrasse è una via di Berlino e fondamentalmente sono scese in piazza per salvare i propri mariti. Sono delle donne veramente eroiche, ma la cosa interessante è che di fatto la loro protesta è stata ascoltata da Hitler. Quindi la domanda che ci facciamo tutti i giorni quando abbiamo a che fare con loro è: chissà se ci fossero state più persone come le donne di Rosenstrasse, probabilmente, non lo sapremo mai, però probabilmente la storia sarebbe stata perlomeno leggermente diversa rispetto a quella che è stata ad oggi. Andiamo avanti, ecco qui, Pietro Martinetti. Ah, un orgoglio di il fondatore della un filosofo fondatore della famosa scuola di Milano e si è rifiutato di fare il giuramento fascista. È una cosa che può sembrare normale se la vediamo oggi, non è normale in quei giorni se pensiamo che praticamente la totalità, a parte una dozzina di accademici in tutta Italia, avevano fatto molto probabilmente prossimi giusti, magari probabilmente ma ulteriormente interessante, tra tutti questi accademici è l'unico filosofo. E questa cosa è pazzesca se ci penso, perché in teoria il filosofo dovrebbe essere quello che detta un po' i tempi della storia, no? Detta anche il pensiero del momento. Quindi il fatto che solo uno si è rifiutato e ovviamente ne ha pagato per il suo insegnamento, insomma, la dice lunga. Così come la stessa persona si è rifiutata poi di dare i nomi dei propri studenti ebrei. Quindi un personaggio ovviamente non... Andiamo avanti, Azim. Wallace Broker. Wallace Broker è un'altra figura, è degli anni 70, però assolutamente contemporanea, perché è stato l'unico, è stato il primo a studiare in maniera approfondita i cambiamenti climatici, ecco. Quando questo argomento... Qua siamo molto interessati, cioè di come il giusto non è, appunto, abbiamo lasciato un po' l'idea classica storica del giusto e gli ebrei, qui siamo su un altro pianeta completamente, esatto. Su un'altra idea di... Porto avanti la mia idea e lo faccio però per un mondo migliore. Ed è una grossa sfida, perché ci siamo messi a studiare i giusti per l'ambiente, non è così scontato capire chi sono questi giusti per l'ambiente. Lui cosa fece? Dicevi Broca negli anni 70? Fu il primo a studiare in maniera sistematica i cambiamenti climatici, ha scritto libri su questo argomento, anche perché in un momento assolutamente scomodo, perché era un momento in cui era vista come una cosa per fricchettoni, no? Si era appena inventata la plastica salvava il mondo, il petrolio ce n'era quanto ne volevi. Quindi è assolutamente impopolare e insomma è stato inascoltato, ci diceva uno studioso con cui ci siamo interfacciati su questo argomento, che probabilmente se avessimo ascoltato Broker negli anni 70 non staremmo dove siamo adesso. Negli anni 70, pensate quanti anni per poi dover arrivare adesso invece, esatto. A finalmente forse fare, perché lì... A far almeno sentire che c'è un problema, poi vedremo quando qualcuno prenderà davvero delle soluzioni. Sì. Perlomeno se ne parla adesso, dai. Questi sono i primi tre, andiamo avanti. Allora, ecco qui,
Valeriu Legasov. Legasov, che probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori conoscono, perché è il, insomma, ha ispirato una serie molto bella e molto molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, che è Chernobyl, o Chernobyl, come che dir si voglia, ed è appunto questo chimico che di fatto prima di tutti gli altri, insomma, ha cercato di mitigare i danni di Chernobyl, si è battuto subito dopo l'esplosione perché ci fosse l'evacuazione della popolazione di Pripyat. Ha lavorato per tutta la sua vita, insomma, nonostante il rischio delle radiazioni, perché lavorare lì voleva dire appunto rischiare di esporsi alle radiazioni. Insomma, è una figura veramente importante, assolutamente non ricordata come si dovrebbe, e in un periodo anche un po' particolare come appunto quello del coronavirus eccetera, questa figura torna anche abbastanza contemporanea, se vogliamo, perché probabilmente dovremmo iniziare a occuparci anche di giusti cinesi che, insomma, si stanno impegnando su questo. Evrin Kalaf, una kurdo siriana, insomma, tutti sappiamo la devastazione prima della guerra siriana, ma poi anche dell'ultima appendice, che è appunto quella del nord della Siria, i rapporti tra curdo siriani e turchi. Evrin Kalaf si è battuta per tutta la vita, una giovane attivista politica, si è battuta per una Siria in cui tutte le varie etnie, tutte le varie anime potessero parlare in maniera pacifica, partendo dal basso. Evrin Kalaf, che è stata uccisa proprio per questa lotta per la coesistenza, e insomma è un'altra figura che vale la pena onorare quest'anno. Basta, credo che li abbiamo nominati tutti, giusto? No, manca l'ultimo. Chi manca? Yusra Mardini. Ah, Yusra Mardini, sì. Velocissimamente, okay. Nuotatrice, andatevi a studiare la sua storia perché è pazzesca. Questa nuotatrice che, insieme alla sorella Sara e a un'altra ragazza che sapeva nuotare, ha salvato decine di migranti che attraversavano il mare dalle isole turche alla Grecia, si è tuffata in mare e ha salvato queste persone. Poi ha fatto un discorso all'ONU per i diritti dei migranti. Nuotatrice, non potrà essere con noi la giornata dei giusti perché si sta allenando, andrà alle prossime Olimpiadi a rappresentare, dopo che si è già fatto un'Olimpiade, seconda Olimpiade, a rappresentare la nazionale dei rifugiati. Una grandissima idea del CIO, questa della nazionale dei rifugiati, davvero, sì, davvero bella, che porta anche, credo abbia anche vinto una medaglia alle scorse Olimpiadi, ha vinto la prima medaglia, quindi insomma davvero qualcosa. Oltre all'Italia di, ti fiamo un po' anche per loro. È bello, è un po' la nazione dell'Esperanto, la chiamavo, no? Praticamente. Viene da dire, abbiamo tutti una seconda chance di tifo, che è bellissima e molto, molto, molto interessante. Tutti questi sono i nuovi giusti di quest'anno, che verranno appunto il 6 marzo, ricordate, ma soprattutto del weekend, perché poi successivo al 6 marzo... tre giorni praticamente. Una settimana praticamente. Allora, invito le persone ad andare sul sito di Garivo, ci sono tutti gli appuntamenti che ci saranno, principalmente a Milano, ma un po' in tutta Italia. Mm-hmm. Il fulcro sarà appunto il 10 marzo, la mattina, al Giardino dei Giusti. Un invito al Montestella. Fermata a QT8 della metro, in cui ricorderemo tutte queste figure di cui abbiamo appena parlato. Ci saranno dei rappresentanti per ciascuna di queste figure e ci saranno tutte le istituzioni. È un momento molto importante, e vedremo le nuove targhette, soprattutto vedremo le nuove targhette dedicate a queste persone. Sono i primi giusti che arrivano nel nuovo giardino, anche forse no, sono già dopo l'inaugurazione, sono i primi giusti questi sono i primi giusti del nuovo giardino, quindi sono davvero. E vi dico una cosa, può sembrare magari una cosa, scusami Giorgio, non vorrei essere pesante, pallosa, non lo è per niente davvero, anzi è un'oretta e mezza, due massimo, di storia, ma davvero la storia più bella che potete mai ascoltare, cioè raccontata spesso e volentieri da chi ha il protagonista vicino, perché appunto avremo parenti, amici di chi, dei giusti che proprio saranno lì a raccontarci cosa significa essere giusti, perché insomma io dico sempre, chissà mai che un giorno dovremmo trovarci che noi poi nel momento a fare delle scelte, insomma, avere dei buoni maestri non è mai, non è mai male, no? Tra l'altro appunto nel giardino si può passeggiare, ci sono tutti i giusti ricordati e c'è un'audioguida che si può scaricare a garivo.net/
audioguida, c'è un'app e insomma potete, quindi chiunque con un cellulare, chiunque, non c'è bisogno di prendere niente, in italiano e in inglese, quindi si va davanti a ogni chip del giusto ricordato e viene raccontata la storia, quindi insomma questo è il 10, però insomma c'è tutta una preparazione prima di arrivare al 10, giusto? Esatto, allora vi dico giusto qualche appuntamento. Sì, l'8 marzo siamo a fare la cosa giusta con la famiglia di Evrin Khalaf e tutta la comunità curda per ricordare questa donna, ma non solo, per soffermarci su quello che sta succedendo in Siria e per andare oltre, insomma, affinché questo esempio possa essere portato a casa da tutti noi. E poi, molto molto importante, molto bello, il 9 marzo, Teatro Dal Verme, alle 20:30 saremo con i virtuosi della Scala, quindi comunque musica abbastanza valida, oserei dire, per ricordare i giusti, per musicare i giusti. Già che suona la Scala devi essere uno bravo, se poi sei pure virtuoso, mi viene da dire. Se ti chiami così, perlomeno. Giusto, no, giusto. Si può prenotare su Eventbrite, è gratuito, però insomma stanno già andando a ruba i biglietti, quindi basta andare su concertoperigiusti.eventbrite.it e insomma potete prenotare i vostri biglietti, ma ripeto, invito ad andare sul sito perché gli appuntamenti sono tanti, andremo nell'università, tantissime attività in quella settimana. Che avete allargato il concetto di giusto è anche palese da un lavoro che avete fatto, poi nelle prossime magari settimane ne parleremo meglio ancora, ma avete pensato di portare il concetto di giusto nello sport, sì, facendo la carta delle responsabilità dello sport. Sì. Che cosa è stato e che cosa ha portato questo processo? Allora, intanto ci siamo resi conto che per parlare soprattutto ai giovani di concetti alti, che apparentemente complicati, ma in realtà molto semplici, perché significa semplicemente fare una scelta, come abbiamo detto fino ad adesso, il linguaggio dello sport poteva essere un veicolo molto più veloce, mettiamolo così. In aggiunta a questo, è nata questa carta in un periodo in cui c'è tantissimo razzismo negli stadi, in cui comunque abbiamo tanti cattivi maestri, che a partire dai genitori che quando vanno accompagnano i bimbi a giocare al pallone iniziano loro a insultare l'arbitro, a insultare i giocatori delle altre squadre. Ecco, quindi pensavamo che le storie dei giusti che abbiamo raccolto, molti di questi giusti sono anche degli sportivi o sono degli sportivi, potessero essere interessanti per i giovani, ma non solo. Quindi abbiamo buttato giù questa carta che si chiama La Contesa Buona, che sono delle proposte per uno sport responsabile, e l'abbiamo divisa in tre parti, perché diciamo che avere uno sport giusto è una responsabilità degli atleti, e quindi delle società, dei giornalisti che attraverso il loro linguaggio, attraverso insomma quello che scrivono, che dicono in TV, possono influenzare le scelte di tanti, e poi dei tifosi, perché insomma noi siamo dell'idea, saremo un pochino retro, però siamo dell'idea che comunque un tifo positivo e non un tifo contro è possibile. Quindi ci piacerebbe, insieme a tantissimi altri attori, riscrivere un pochino le regole dello sport, ritornando un pochino al senso dell'agonismo iniziale, che era, diciamo, l'agonismo iniziale era proprio l'alter ego dello stare insieme. Sì. E questa è andata, questa carta è stata firmata da due squadre di calcio, dal Pescara Calcio e dal Cagliari Calcio, da una serie di atleti e di giornalisti, grandi firme come Gianni Mura, come Darwin Pastorin, ma non solo, insomma da persone che stimiamo molto come Damiano Tommasi, presidente dell'Asso Calciatori, e ultima forse Refilo Jane, una ragazza, insomma, per chi segue il calcio femminile non è niente di nuovo, per me che invece ammetto, ahimè, che ero molto più per il calcio maschile, mi si è aperto c'è chi proprio non è per il calcio, quindi già è avvantaggiato rispetto a me, quindi già ci mancherebbe. E questa Refilo Jane è una ragazza pazzesca, una super fondazione in Sudafrica per aiutare le ragazzine degli slam a emanciparsi attraverso il calcio, ed è il centrocampista di punta del Milan. Lei ha a cuore questo progetto, insomma è uno dei volti di questa carta, che si può firmare sempre sul nostro sito, e finita tutta
tutta la settimana dei giusti, partiamo con alcune iniziative sullo sport e magari ne parleremo approfonditamente più avanti. Ne parleremo allora più avanti, intanto appuntamento quindi l'8 marzo, fa la cosa giusta, così veniamo, sì, a sentirvi, capiamo anche meglio una situazione, quella curdo-siriana, che insomma non è per niente semplice da capire, invece con i protagonisti magari qualcosa riusciamo a capire di meglio. Il 9, sbrigatevi a prendere i biglietti per San Aruba al Teatro del Verme con i virtuosi della Scala al Teatro del Verme, però ricordiamocelo. E invece il 10 marzo tutti al Giardino dalla mattina, un paio d'ore neanche, e veramente scoprite un luogo bellissimo di Milano, se non lo scoprite, scoprite delle storie pazzesche, molte anche milanesi, se appunto ricordiamo anche giusto quest'anno appunto, sì, il filosofo Martinetti, che era milanese, quindi insomma è stato anche in questo orgoglio della nostra città. E vi avvicinate appunto a Gariwo, che vi può raccontare davvero delle storie pazzesche di persone che hanno semplicemente, con tante virgolette, fatto la cosa giusta, davvero. Giorgio, ti ringrazio tantissimo per essere con noi. Grazie mille davvero, come sempre, salutaci tutto il resto dello staff di Gariwo. Ricorda che qui c'è sempre un posto con le porte aperte per voi, ci mancherebbe. Volentieri. Quindi raccontaci, facci sapere come va anche la carta della responsabilità dello sport, perché è molto molto interessante, e quindi seguiremo anche questo, va bene? Va benissimo, grazie. Grazie mille a Joshua Evangelisti, ufficio stampa di Gariwo, grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi torniamo come sempre mercoledì con una puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta, grazie mille a tutti, arrivederci e presto.